grazie a Paola Felipe De Jesus di Labor. Io ringrazio anche, saluto la presenza in sala di Eliseo Franzesi, presidente della Commissione Ambiente del decimo municipio, e anche di alcuni esponenti delle forze dell'ordine che con la loro presenza qui garantiscono anche il sicuro svolgimento dei nostri lavori. Siamo arrivati, ma è bene sempre che ci siano, e noi come sempre le ringraziamo, certo, per la nostra tutela forse in questo caso sono necessari. Stiamo andando un po' di corsa perché verso le 7 dobbiamo finire, che il circolo chiude. Io do la parola per un ultimo intervento e poi ci sarà eventualmente un po' di dibattito all'architetto Stefano Arista, fa parte di Radicali Roma, è un nostro compagno che si è studiato per noi e insomma con noi il nuovo piano utilizzo arenili in preparazione, con tutto quello che può servire o non servire il PUA, visto che poi viene scavalcato da altre cose. Ma sentiamo Stefano cosa ci può raccontare. Tanto buonasera. Dunque, io mi ricollego alla introduzione proprio di Paolo Izzo, che in cui si parlava di un doppio muro, cioè un muro di cemento e un muro anche di ritardi, omissioni e quant'altro. E noi, proprio per approfondire questo argomento del lungomuro, abbiamo voluto studiare questo futuro, quindi non ancora vigente, PUA, che dovrebbe sostituire quello attuale, in sostanza. E vogliamo studiarlo anche per capire se corriamo o no il rischio, e secondo me lo corriamo, di avere un ulteriore muro, un muro normativo, cioè un muro in cui sostanzialmente una normativa che sostanzialmente lascia la situazione così com'è, soltanto modificandola dal punto di vista formale probabilmente e neanche troppo. Quindi mi sono così studiato un pochino senza entrare in tecnicismi, senza entrare nel dettaglio anche per motivi di tempo, però mi sono studiato i cardini generali, e speravo di tranquillizzare gli intervenuti, per esempio Riccardo Maggi che parlava del precedente PUA, e speravo appunto di avere degli elementi nuovi in questo PUA. Invece con sorpresa mi ritrovo ad aver estratto degli elementi nel nuovo PUA che non sono altro che la trascrizione in buona sostanza, in buona parte, del precedente PUA, che noi sappiamo non essere rispettato per la questione dei varchi e per tante altre cose. Non soltanto, ma anche per quanto riguardava la relazione dell'avvocato Turco, è sorprendente come il PUA contenga molti degli elementi delle concessioni, per cui si divide in una serie di capitoli nei quali per esempio ci sono i divieti, e troviamo con così un po' di sorpresa, o forse no, non lo so, gli stessi divieti contenuti nelle concessioni e gli stessi elementi appunto del vecchio. Tanto che io mi stavo rileggendo mentre sentivo gli intervenuti questo volantino che abbiamo stampato, SOS spiagge, parte del PUA esiste ed è proprio in questo volantino, SOS spiagge, in sostanza, sia il vecchio che il nuovo. Faccio degli esempi: la questione dell'apertura al pubblico in tutti gli orari, la questione della accessibilità senza pagare il biglietto, la questione, ecco, che abbiamo indagato anche con Rita Bernardini sulla questione della disabilità, 40 anni di violazione della legge sull'accessibilità delle spiagge vengono risolti con un invito ad ottemperare alla legge, che è una cosa strana, diciamo, no? Addirittura io poi aggiungo una cosa, che in questi 30 anni la progettazione degli spazi accessibili, soprattutto quelli pubblici e quindi anche delle spiagge, non è andata avanti nel tempo, e per esempio le linee guida non dicono più che deve essere solo accessibile lo spazio e deve arrivare per esempio sulla battigia, quindi i famosi 5 metri, cosa che molti stabilimenti non rispettano. Ma dice che questa accessibilità deve essere non discriminatoria
per le persone che ne hanno bisogno, che non sono soltanto il disabile in carrozzella naturalmente, ma sono una fascia crescente di persone. Per cui non posso poi fare il percorso alternativo che praticamente fa passare la carrozzella sul retro, in mezzo, dietro la cucina, cosa che succede, se va bene, in questi stabilimenti. Il percorso deve essere una progettazione integrata che è accessibile sia ai disabili sia alle persone che non hanno questa forma di disabilità. Quindi poi si passa, diciamo, se vogliamo definire questo PUA, giustamente è stato detto prima, non è uno strumento urbanistico e infatti si dice che nelle definizioni uno strumento comunale per la programmazione dello sviluppo turistico attraverso un corretto uso del demanio marittimo e delle concessioni demaniali. In buona sostanza dovrebbe essere più un progetto di waterfront, più una. Io infatti mi aspettavo un documento progettuale, cosa che è del tutto carente, perché in realtà congela in buona parte l'esistente e cerca di sanare determinate questioni in una maniera con un procedimento di tipo diciamo da condono mascherato. Per esempio, faccio un esempio dei varchi in cui si dice che le concessioni con un fronte mare di dimensioni grandi, diciamo sopra i 250 metri, possono essere frazionate e facendo così si pone al concessionario la possibilità di creare dei varchi a mare pubblici di un fronte di 15 metri, a sua volta gestito, e sembra una novità ma non lo è perché anche nelle concessioni c'è la stessa cosa, e diciamo gestito nella pulizia, nella manutenzione dai due confinanti. Quindi praticamente si scrive su una norma ciò che già è obbligo sostanzialmente, non solo, ma in questa maniera praticamente ci si appropria di uno spazio insufficiente, perché 15 metri di fronte mare non sono assolutamente sufficienti ad avere l'abbattimento di un lungomuro e il progetto di uno spazio pubblico sufficientemente caratterizzato, e oltretutto la cosa si ripete ancora per quanto riguarda i passi carrabili. Noi sappiamo che sul litorale di Ostia c'è anche un problema strettamente di sicurezza, non ci sono e varchi carrabili che possano consentire operazioni di salvataggio, di pubblica sicurezza e quant'altro. E quindi loro cercano di ovviare a questo problema sempre con questa misura, cioè lasciando ai concessionari la facoltà di creare questi varchi carrabili, però sotto la propria gestione consortile, il che significa una ulteriore cementificazione, perché è chiaro che poi quei varchi carrabili, se sono gestiti dai consorziati, diventano dei passi carrabili privati, un po' come succede, perché poi non è che esiste questo problema soltanto su Ostia, in varie altre maniere lo possiamo vedere in altre zone, per esempio nel Circeo esistono questi varchi carrabili, comune di San Felice per esempio, che sono sostanzialmente degli spazi pubblici per la sicurezza, ma che sono sequestrati dal privato. Non solo, ma si punterebbe con questo strumento ad una qualificazione dei servizi, proprio perché lo definiscono uno strumento di programmazione dello sviluppo turistico, si vorrebbe promuovere da parte dei balneari una maggiore qualificazione dei servizi, che verrebbe premiata, questo è davvero straordinario, verrebbe premiata con un aumento di cubatura dell'esistente. Cioè noi andiamo a innescare un meccanismo tipo quello del piano casa, che potrebbe essere, o tipo quello del condono mascherato o condono vero, che praticamente io praticamente rispetto la legge, se tu rispetti la legge io ti premio facendoti fare un abuso sostanzialmente. Quindi è quello che dicevamo, che noi sia una specie di istigazione a delinquere mascherata, esattamente come diceva Rita Bernardini, quasi noi dobbiamo indagare, cioè essere noi a educare invece che lo Stato, e questo è un piccolo grande esempio. Quindi secondo me questa premialità, proprio perché dovrebbe non essere spinta
sotto l'aspetto dell'abuso, dovrebbe essere invece utilizzata nei rinnovi, perché i rinnovi, c'è anche un'altra questione sui rinnovi che vi volevo spiegare, c'è un passo di questo PUA che si dovrebbe approvare, poi vediamo insomma in che modo e quando, in cui si dice che il rinnovo delle concessioni avviene alle stesse condizioni e con lo stesso contenuto della concessione scaduta. Ora io mi domando come si può promuovere lo sviluppo turistico di una zona sostanzialmente nelle condizioni in cui conosciamo, facendo un rinnovo automatico che praticamente premia chi ha violato sostanzialmente la legge e fa in modo che se si fanno delle ulteriori opere sul suolo diciamo concessionato, viene praticamente ulteriormente. Oltretutto è una, da quello che si legge, poi ripeto, questa è una bozza, andrà ulteriormente indagata, andrà approfondita, anche l'obbligatorietà della VAS a cui faceva riferimento il professor Barletta ci deve spingere ad approfondire e a spingere i cittadini ad informarsi e ad essere informati su tutti questi processi, ma secondo me quello che io ritengo principale è che la premialità, cioè il premio, dovrebbe essere sul rinnovo oppure no, a condizione che tu intanto rispetti la legge e difendi la legalità, e in questa maniera aprendo diciamo alla possibilità di altri soggetti economici che possano fare delle proposte in funzione appunto di un reale miglioramento. Se la procedura deve essere, la procedura di aggiudicazione deve essere sulla base di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, non è possibile che i rinnovi delle concessioni vengano fatti simpliciter così come sono ora. Questa è anche una delle ragioni a cui faceva riferimento Riccardo Maggi, in cui praticamente non c'erano i varchi sulle vecchie planimetrie e loro hanno potuto rinnovare le concessioni in passato perché il vecchio PUA sostanzialmente non c'erano queste planimetrie, e oggi si vuole ulteriormente consolidare questa prassi sbagliata dei rinnovi così come sono le cose. Quindi sostanzialmente io ritengo che non ci sia un vero progetto, ci sia una tendenza a conservare lo stato di fatto, lo stato di monopolio, lo stato di non trasparenza e di illegalità in generale. Quindi a mio parere bisognerebbe costringere i concessionari alla legalità facendo perna sui rinnovi o su revoche e non barattando la premialità con il rispetto delle leggi. Quindi questo è sostanzialmente, poi si può entrare in altri argomenti se ci sono delle domande, però insomma. Grazie all'architetto Stefano Aris.